Cioè, io non so mai come iniziare i video. Come? Ehi là, ciao. Sembrano tutti un po' banali. Comunque, benvenuti sul mio canale. E oggi inizio sempre con oggi, ecco. Beh, per forza oggi. Inizio con questo video la serie dedicata a Beyoncé e finalmente ho avuto il risultato del primo sondaggio. Avete fatto stravincere Crazy in Love rispetto a Naughty Girl. Erano le due, diciamo, che avevo scelto dal primo album Dangerously in Love del 2003. Non mi ammazzate, Beehive, se sbaglio, sono anch'io una Beehive, Peace and Love. E Crazy in Love è esattamente il primo singolo estratto in cui lei indossa questo make-up molto luminoso, direi quasi lucido, effetto sudato, durante tutto il video. Cambia un pochino proprio a livello di dettagli del make-up tra una scena e l'altra, ma sostanzialmente rimane un trucco molto nude, leggermente intensificato sugli occhi e molto lucido. E appunto intensificherò gli occhi e cambierò la forma delle sopracciglia che io faccio normalmente. Infatti ne ho già fatto una per prova, come potete vedere. Ed è leggermente più arcuata, leggermente più tonda e più sottile rispetto a quelle che vanno di moda oggi. Quindi adesso vado a fare l'altro sopracciglio più o meno in questo modo. Ve lo faccio vedere in maniera abbastanza veloce. Volevo anche accennare al fatto che ho un background nuovo che cambierò molto più spesso e proprio in particolare per questo video dedicato a Crazy in Love di Beyoncé, non so per quale strano motivo, quella canzone, quel CD, quel disco, quegli anni lì mi ricorda molto il colore giallo. Non lo so, mi fa venire in mente il giallo, per cui ho optato per il giallo. E spero che questo video vi piaccia. Se siete interessati al tutorial, cari Beehives and Flawless Family, non a caso, allora seguite il tutorial. Come colore, io rimango comunque abbastanza simile a quello della mia radice di capelli, forse soltanto leggermente più chiari, ma sempre top, come questo mio capello. Perché ricordate che noi vogliamo ricreare il look di Beyoncé. Non vogliamo essere uguali a lei, cioè, oddio, vorremmo tutte, però ogni volta che si va a riprodurre o a ispirarvi a un make-up su una cantante o su un'attrice o su una star in generale, ricordatevi che dovete lavorare seguendo i vostri lineamenti. E quindi vado a fare questo sopracciglio leggermente arcuato, lo pettino un pochino. A me risulta abbastanza semplice perché le mie sopracciglia naturali sono già tendenzialmente arcuate. Quindi se voi avete un sopracciglio lineare oppure angolato, cercate di farlo quanto più morbido, ecco, possibile, però non trasformate troppo il vostro sopracciglio perché poi risulterà innaturale. Pulite la forma se necessario con un cotton fioc, giusto passato sotto la linea del sopracciglio e sopra. Non impazzite con la pulizia però, perché non sono sicuramente super bushy, ma non sono nemmeno Instagram bros, quindi cercate di rimanere naturali, ma non troppo pulite, ma non Instagram, se mi avete capito. Passiamo agli occhi. Posso fare anche prima la base, però io normalmente sto facendo prima gli occhi ultimamente, quindi va bene così. Uso come base un correttore, non vado ad utilizzare un primer potion o qualcosa che fissi il colore perché la palpebra è leggermente lucida, quindi non avrebbe molto senso. Infatti il correttore lo applico semplicemente perché dopo verrà fuori più facilmente bene il colore. Non perché devo necessariamente fissare l'ombretto. A questo punto fisso con un nude, io sto prendendo un nude caldo, perché questo è un po' più freddino, questo è un po' più caldo, quindi prendo un nude abbastanza caldo da questa palette di Ultimate Shadow Palette di NYX e vado a fare, come sapete,
il fissaggio palpebra, diciamo così, ma è semplicemente l'applicazione di un colore chiaro che aiuterà nell'applicazione nella sfumatura di colori più scuri. Poi prendo un colore più top, tipo questo qua, vado ad intensificare un po' la piega. Nel caso del make-up di Crazy in Love, la sfumatura è portata proprio su quasi tutto l'occhio verso l'alto, quindi non abbiate paura di sfumare in questa zona qui del brow bone, perché proprio la sfumatura è portata fin sopra qui. È il momento di applicare un marrone molto più scuro e caldo. Vado a prendere questo qui in basso. Ci vuole un'applicazione un pochino più precisa e concentrata. Qui restiamo praticamente nella zona della piega e anche un pochino su tutta la palpebra. Portate ovviamente la sfumatura anche un po' verso l'alto, in questo effetto super caldo sugli occhi vogliamo. A questo punto viene la parte leggermente più difficile, perché lei ha del nero sfumato dall'angolo esterno verso la parte interna, che però si ferma appunto soltanto sulla palpebra mobile, quindi non sale molto su, anzi su rimane questo color marrone molto caldo. Quindi per questa cosa prendo ovviamente la mia matita nera preferita e non vi dirò qual è perché ormai ve l'ho detto in ogni video, no scherzo, comunque Super Shock di Avon, e vado a tracciare una linea appunto dall'esterno e anche un po' su tutto proprio l'angolo esterno, picchiettando un pochino senza essere troppo precisi perché andremo a sfumarla. Fatela molto più intensa lungo la linea delle ciglia, man mano che salite su, sempre meno intensa. Ok, a questo punto sfumate. Io faccio un po' e un po' perché questa matita, siccome è praticamente un eyeliner in gel, tende anche ad asciugarsi abbastanza in fretta. Arrivati a questo punto, sfumeremo, uniremo proprio la sfumatura sopra con la matita nera sopra con un marrone piuttosto freddo. Io vado a prendere questo qua giù, che sembra quasi un taupe, scuro che quasi va verso il viola, però è un marrone. Prima di finire gli occhi procedo con la base. Lei ha questa base super luminosa, trasparente, quasi invisibile. Ho già messo come primer la Strobe Cream di MAC nella tonalità Gold Light con la crema ovviamente sotto, crema idratante. Lei ha questo viso super scolpito, però luminoso, con questo fondo quasi trasparente. Quindi a questo punto utilizzo il Luminous Smooth Finish Fit Me di Maybelline. Copro un pochino le occhiaie e quindi vado a fare la base proprio per il contouring. Prima di fissare
fissare, quindi faccio anche il contouring in crema con il Face Contour Cream di Another Stories. Qui il contouring è abbastanza evidenziato e anche un pochino forte, che dà questo effetto quasi abbronzato. Infatti, dopo per fissare applicheremo anche un bronzer un pochino più caldo, non eccessivamente perché non vogliamo l'effetto arancio, però un pochino più caldo. È il momento di fissare. Cosa andiamo a fissare? Andiamo a fissare il contorno occhi e un pochino le ombre, ma tutte le parti più chiare lasciamole assolutamente come sono. Io le sto fissando con la spugnetta perché dopo ci devo passare sopra anche le polveri. E la spugnetta mi permette di fissare proprio il colore così che dopo, anche se passo il pennello, non viene via niente, perché di solito passando il pennello sulle parti dove abbiamo già applicato qualcosa in crema mi va a disturbare la base. Quindi così almeno la tengo buona. Prendo il pennello, lo intingo leggermente nella cipria e lo passo nelle zone più a rischio, nelle zone più a rischio super lucidità. Qui e poi sulle ombre giusto per fissare, perché la spugnetta comunque mi lascia un imprinting molto preciso, invece con passando il pennello riacquistiamo un risultato naturale. Per avere quello splendido effetto illuminante sugli zigomi, in realtà io credo che non sia stato assolutamente utilizzato un illuminante in polvere. Comunque parto con questo in crema, color avorio, e la vado ad applicare con il polpastrello qui agli zigomi e un po' su tutta la parte luminosa del contouring. Finiamo un attimo gli occhi prima di passare al resto del viso. Agli occhi per finire semplicemente ripassate il pennello ai lati perché magari il fondo ha reso più netto, più netta questa linea, ok? Perché deve essere uno smoky comunque. E poi là sotto ha semplicemente un po' di matita alla linea delle ciglia che va poi sfumata un po'. Per l'illuminante vado ad applicare questo qui di Smolder Cosmetics che è diventato uno dei miei preferiti e prendo un pennello proprio largo, questo qui è quello che uso per il blush e vado ad appoggiarlo sopra, così, non avendo paura di prendere anche la parte dell'occhiaia, perché lei è proprio super luminosa, zigomo e tutta questa zona qui. Voilà! Per completare appunto il contouring uso sempre il pennello del blush con cui ho già applicato l'illuminante e ovviamente lo spazzolo via e vado a fare un mix di colori contouring tra tutti questi, tranne questo più scuro, perché cioè dipende anche dal vostro colore di pelle, insomma, adattata al vostro colore di pelle, vado a fare un mix di questi tre colori qua della palette di Contour and Highlight di NYX Cosmetics e vado a scaldare, quindi non faccio un contouring netto, l'abbiamo fatto già con le creme, con le polveri vado a scaldarlo e quindi a renderlo quasi un blush, un contouring che non si distingue dal blush. Eccoci belle abbronzate. Piacerebbe. Lei non ha un vero e proprio punto luce nell'angolo interno, però noi un pochino lo facciamo perché comunque quando lei è tutta lucida si illumina tutto, quindi anche le parti interne degli occhi. A tal proposito vado a prendere questo colore qua in alto che è leggermente shimmer, quindi sembra quasi un illuminante, però è più leggero, no? E vado ad applicarlo appunto all'angolo interno, ma giusto un tocco, niente di eccessivo.
in questo modo qua. Applico un po' di mascara ciglia finte, velocizzo questo passaggio e torno da voi per le labbra. Ho applicato ciglia finte comunque abbastanza naturali, devo ricomprare quelle a ciuffetto, quindi se voi preferite mettere quelle ancora più naturali, optate per quelle a ciuffetto. Però comunque io ho utilizzato quelle a nastro che sono decisamente discrete. Per le labbra lei le tiene sul nude, quindi vado ad applicare un Nude Kate di Charlotte Tilbury. E a questo punto viene la parte più interessante, perché sugli occhi lei ha la palpebra completamente lucida e io ho utilizzato a tal proposito l'Eye Tower Cream di Elizabeth Arden, ne stendo un po' sulla mano e con un pennello piatto vado ad applicarlo sulla palpebra. In maniera leggera, altrimenti verrà via tutto il lavoro che abbiamo fatto. In questo modo. E con quello che rimane lo applicate con le dita sulla parte alta degli zigomi. Quasi ad unirlo con la lucidità dell'occhio, ok? E in questo modo. Applico quello che rimane sulle labbra perché comunque lei ha le labbra lucide. E poi per una cosa personale, per dare più volume proprio alle mie labbra, vado ad utilizzare il Glam Glow Plumpridge's Gloss Lip Treatment. Questo qui appunto è quello gloss, c'è anche quello matte che vi mostrerò magari in un altro video. Tiro via e applico. Lo lasciamo agire e poi togliamo via l'eccesso. Direi che decisamente il make-up è finito. A me piace molto, stranamente, cioè nel senso, non sono un amante delle sopracciglia super sottili, però credo che in questo caso, siccome è un make-up del 2000 e in più io ho questa forma già abbastanza naturalmente, mi piace molto. Spero che questa nuova serie vi appassioni. Di solito cito sempre il makeup artist che ha creato il look, che però in questo caso ho fatto tantissime ricerche e non sono riuscita a trovare chi è. Quindi se qualcuno di voi sa il nome del makeup artist che ha creato il look iconico di questo primo singolo di Beyoncé, per favore lo scriva nei commenti. A me piace sempre citare l'autore della creazione perché mi sembra corretto, quindi se qualcuno di voi lo sa, amo assolutamente la mia idea. A me piace molto l'idea di fare questa serie dedicata a Beyoncé, attraverso la quale possiamo scoprire sia il suo evolversi come artista e come donna, e sia l'evolversi del make-up, perché dai primi anni 2000 ad oggi è cambiato tantissimo. Spero ancora una volta che questo make-up vi sia piaciuto. Non dimenticate di mettere like in questo caso, di iscrivervi per restare sempre sintonizzati, attivate anche le notifiche cliccando sulla campanella grigia che trovate qui sotto. E vi abbraccio, vi bacio tutti, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Coming up is crazy right now, such coming up is crazy right now. Coming up big pace right now, yeah.